voglio farvi vedere i capi che mi sono stati inviati nel miglior modo possibile. E tra l'altro questo è il primo video che giro con le luci nuove, quindi vedrete sicuramente le luci un po' diverse, no? Spero che si veda meglio. E sicuramente in realtà qui la vedete la luce, perché volevo uno sfondo abbastanza neutro, però sullo sfondo neutro che ho in camera, cioè il mio armadio, essendo lucido l'armadio, si rispecchia l'ombrello della lampada. Però vabbè, voi sapete questa cosa. Comunque fatemi sapere se le luci sono migliori o se mi devo attrezzare meglio. Questo sarà un collabole, quello che faccio ogni tanto quando vi devo parlare appunto dei prodotti che mi sono stati inviati o comunque mi sono stati dati dalle aziende per poterveli recensire. Al solito preferisco dividerlo dai video che faccio di solito, o comunque farlo specificamente da solo, in modo che insomma non ci siano disguidi tra di noi perché appunto vi parlo di cose che mi sono state inviate. Prima di parlarvi dei soliti siti che di solito mi mandano le cose, vi volevo parlare di questa azienda che si chiama Malik. È un'azienda di due ragazze italiane, di cui, diciamo, delle quali ho potuto conoscere Amalia, e la saluto e la ringrazio per avermi appunto dato questa opportunità. Perché davvero è una ragazza molto veramente, cioè, molto elegante, molto fine, è una persona veramente molto piacevole, quindi mi ha fatto molto piacere. Sono stata invitata nel loro showroom, veramente mi sono trovata benissimo con lei. E appunto questo è il sacchetto delle cose che mi sono state date da loro. È una società, un'azienda italiana, appunto di queste due ragazze che disegnano gioielli che poi vengono realizzati a mano, totalmente a mano, da artigiani sia qui di Roma, mi sembra, sia in altre regioni italiane. E sono gioielli leggermente un po' particolari, li avete visti perché li indosso già da qualche tempo. E di sicuro ora vi lascio delle foto di quelli che mi sono stati dati, o comunque per esempio me li vedete indossare anche oggi. Ho il bracciale, non so se si vede sia gli orecchini sia l'anello, ma già me li avete visti indossati in un video outfit, in alcune foto su Instagram, in altri video li indosso perché mi piacciono tantissimo. Hanno dei soggetti un po' particolari, per esempio il loro soggetto simbolo è quello della mosca, ma hanno anche altri soggetti, altri per esempio insetti, per esempio i ragni e le libellule, ma anche molti simboli, mi sembra Maya. E sono dei gioielli un po' particolari, ma veramente molto belli, molto ben fatti, si vede che sono fatti a mano, i materiali sono ottimi, sono in argento, veramente bellissimi, mi piacciono tantissimo, e rendono veramente un outfit molto particolare, molto studiato. Vi lascio il link del loro sito qui sotto, perché potete acquistare online, ma potete anche acquistare in alcuni negozi, mi sembra qui a Roma, alcuni negozi si rivendono. Comunque sicuramente potete acquistare online, vi lascio il link del sito qui sotto. Sono tutti gioielli fatti benissimo, appunto anche i materiali sono molto buoni. Per esempio questi che indosso io oggi sono tutti in argento 925, e il mio bracciale, non so se si vede da laggiù, comunque ha una perla barocca, quindi sono materiali particolari, ma veramente tutti buonissimi, e veramente la qualità, cioè anche i singoli particolari sono molto studiati, veramente mi sono piaciuti tantissimo. Mi piacciono tantissimo come gioielli, quindi andate sicuramente a fare un salto sul loro sito, perché ve lo consiglio, molto particolari ma molto molto belli, molto fini e molto eleganti. Questa postazione mi risulta molto scomoda. Comunque vi volevo prima mostrare appunto i gioielli che mi sono stati inviati dalla Bon Petit Store. Non è la prima volta che collaboro con questo sito, ma la prima volta che collaboro mi faccio inviare appunto dei gioielli, perché mi ero stancata dei soliti pennelli. E questo mese mi è stata inviata una collana, ragazze, che è bellissima, l'avete già vista indossata in uno o due video fa, è questa collana qui, bellissima, con questa catena oro e l'accetto nero che la intreccia tutta. È veramente molto molto bella, molto particolare, e veramente è realizzata benissimo. Non pensavo assolutamente che sarebbe stata così di ottima qualità questa collana. Sempre dalla Bon Petit Store mi sono stati inviati una coppia di orecchini che in realtà non ho ancora avuto modo di indossare. Sono questi orecchini qua, abbastanza particolari, perché comunque sono molto grandi, molto lunghi, però allo stesso tempo sono molto fini, perché appunto hanno questi fiorellini, questa treccia di fiorellini praticamente, molto
insomma, molto fine comunque come soggetto. L'unica cosa che mi ha lasciato un po' perplessa di questo sito è stato l'anello che mi è stato inviato. È un anello con una manina di Fatima. Io adoro, lo sapete, il soggetto della mano di Fatima. E l'unica cosa è che, a parte che non è proprio ottima la qualità di questo anello, perché appunto c'è, non è rifinita molto molto bene. Tra l'altro l'anello dovrebbe essere costituito praticamente da due anelli che vanno uno in fondo al dito e l'altro nella parte anteriore della prima falange, diciamo, si dovrebbe bloccare in modo che la manina rimanga a metà, ma questo non avviene praticamente, e quindi l'anello scivola, si muove, insomma, non mi è piaciuto molto. Devo capire come indossarlo, ma sicuramente poi è molto largo, non si può scegliere la misura, insomma, non mi è piaciuto particolarmente. Questo mese ho avuto anche modo di ricollaborare di nuovo col sito di Shinside, è il sito probabilmente che mi piace di più tra tutti quelli con cui collaboro, perché la qualità dei capi è veramente ottima, ve lo consiglio se volete acquistare online, perché veramente è il migliore tra tutti. Veramente la qualità dei capi è paragonabile per esempio ai capi di Zara, che secondo me non valgono i soldi che costano, mentre questi qui hanno un prezzo giusto. Per esempio il primo capo che ho preso è questo golfino che sto indossando in questo momento, è una felpa qua. Sì, non proprio un golfino, è molto particolare perché ha questo tessuto abbastanza strutturato, con questo ricamo così tutto geometrico, ed è bianco, bianchissimo, mi piace tantissimo. E ora, vabbè, comunque è intervallato questo tessuto più morbido da queste parti invece in questo tessuto più sportivo, che si trovano praticamente nella manica e qui dietro nella parte interna. E la particolarità è, oltre al tessuto e comunque all'essere abbastanza strutturato, infatti anche le spalle sono belle quadrate, di avere insomma anche la particolarità di avere due cerniere lampo sui lati, leggermente più lungo dietro che davanti, ma è molto molto bello e molto ben fatto. Veramente oggi quando l'ho provato, perché era la prima volta che lo indossavo, mi è piaciuto molto addosso. Secondo capo che ho preso su Shinside è un vestitino. Io questo qui ancora non l'ho provato addosso, però sicuramente non mi sta stretto, forse è leggermente largo, ma penso che vada bene. È un vestitino, non so come si chiama questo tipo di vestitino, comunque è un vestitino borgogna, bordeaux, insomma, un tipico bordeaux, semplicissimo, è praticamente una camicia lunga, quasi a vestito, ha il colletto appunto molto accollato, ha anche un bottone che vi permette di tenerlo chiuso fino qua su, ha due finte tasche qui sul davanti, e l'unica cosa particolare di questo vestitino è che praticamente tutta la parte di sopra ha un doppio strato, tipo impermeabile. È molto molto carino, molto fine, ha i cugni sul seno, insomma, dentro anche è fatto molto bene, è leggermente più lungo dietro che davanti, ma non molto più lungo dietro. È molto carino, lo devo provare ancora indossato, ma credo che faccia per me, insomma, è il mio tipo di genere, molto 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 carino. Infine, ultimo capo che ho preso su Shinside è un cappotto che già ho utilizzato, e devo dire ragazze che è veramente bellissimo. È questo cappottino qui in lana, è lana cotta. Abbastanza grezza in realtà, non è, è un po' grezzo come tessuto. Dentro è imbottito, come vedete, poco imbottito, ovviamente ora che sta già iniziando a fare più freddo a Roma è un po' più complicato utilizzarlo, e è questa fantasia che vuole, diciamo, ricreare un piede pull, ma non è un piede pull, perché appunto essendo di lana non è, cioè il disegno è soltanto fatto dai fili, non c'è proprio il piede pull fatto bene, insomma, spero di essermi spiegata abbastanza. Ed è questo capo fatto così, questo non è molto lungo, e l'unica cosa è che penso sia creato, insomma, per rimanere aperto, perché nel momento in cui lo vado a chiudere non mi si chiude molto bene, è la taglia più piccola, è una S, ma allo stesso tempo non mi sta stretto, perché se io lo tengo aperto o anche se lo chiudo, la parte qui dietro rimane abbastanza bombata, quindi credo sia fatto apposta per rimanere aperto, non è un cappottino da chiudere. Quindi sicuramente adesso che fa un pochino più freddo mi risulta un po' più complicato usarlo, infatti l'ho già sfruttato abbastanza, e è molto 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 bello, mi piace tantissimo, è molto molto elegante, molto fine, però allo stesso tempo utilizzabile tutti i giorni, veramente un capo eccezionale che assolutamente non sembra di un sito cinese online. Un nuovo sito di cui vi parlo questo mese è Banggood. Mi ha contattata
un paio di settimane fa mi ha spedito tutto con DHL, quindi veramente cioè, io sono rimasta molto molto contenta di questa collaborazione, perché appunto mi è stato spedito tutto in pochissimo tempo, e in meno di una settimana avevo i capi a casa perché è tutto spedito con DHL, e tra l'altro non soltanto per la spedizione ma anche per i capi in sé sono rimasta veramente molto molto contenta. Vi faccio vedere. Allora, prima di tutto ho scelto questa gonna che, riprendendo la tipica frase ironica di Sweet as a Candy, se quest'anno non porti una gonna pissettata di similfelle non sei nessuno. Sto scherzando, ragazzi, era soltanto per fare ironia, ovviamente. E comunque vabbè, se seguite Federica lo sapete. E niente, è questa gonna qui, è una gonna appunto plissettata in similpelle, è lunga, è diciamo una lunghette, quindi non arriva né a terra ma ne, supera però il ginocchio, arriva più o meno a metà polpaccio, e è molto molto bella, né? Sono rimasta veramente estasiata dalla qualità di questa gonna, non pensavo fosse così bello il tessuto, perché ovviamente è plasticoso come un po' tutti i tessuti in similpelle, però allo stesso tempo è veramente fatta bene, è un tessuto molto morbido, non puzza più di tanto e è molto carina. L'ho provata questa qui, ve la faccio sicuramente vedere indossata, però l'ho provata e io sono molto stretta in vita, sono abbastanza piccolina e mi sta bene, ma è il limite del bene, perché se fosse stata leggermente più larga avrei, insomma, mi sarebbe scesa troppo, invece mi piace che rimanga a metà, insomma, non troppo a vita alta, ma insomma neanche su una vita bassa, e devo dire che magari se siete leggermente meno stecchini, cioè qui sono veramente minuscola, e secondo me l'S va bene, perché non è troppo stretta come S, non è minuscola, era quello che volevo far capire, insomma. Sempre da Banggood ho scelto un altro prodotto, e anche questa, diciamo, la qualità è veramente fatta molto bene. Si tratta di questa borsetta qui, mi ha un po' sorpreso, me l'aspettavo leggermente più grande, quindi più a clutch, così è proprio a pochettina, un po' piccola, e me l'aspettavo anche più rigida in realtà, però non è brutta, cioè la fattura è molto buona, appunto come la, diciamo, la similpelle della gonna, anche la similpelle di questa è veramente molto morbida, molto, molto ben fatta, e tra l'altro mi è piaciuto il fatto che è veramente, come si dice, è ben organizzata la pochette, perché appunto ha 1000 taschine, ha una taschina dietro, ha una tasca interna che però contiene altre tasche, e tra l'altro vi arriva la minuscola pochettina anche con il laccetto per portarla come clutch, spero si veda, e anche con la catenella, quindi potete portarla anche a tracolla, ed è molto molto carina. Appunto, davanti è pitonato e la parte invece qui, che è color crema rosa, è più liscio. Questo sito è molto bello, Banggood, devo dire, non il sito in sé ma quanto i prodotti, hanno veramente un'ottima qualità. Non pensavo assolutamente, mi devo cambiare la mia opinione a riguardo, perché veramente ve lo consiglio, è veramente molto molto bello, cioè ottimi prodotti. Ultimo sito di cui vi parlo è New Dress. In realtà non ricordo se ho già collaborato con questo sito, vabbè, insomma. Allora, ho ordinato due cose, e la prima è una cosa un po' stupida in realtà, ma che volevo, non so perché. L'unica cosa, allora, intanto che cos'è? È questa fascettina qua, è praticamente una fascia per il freddo da mettere intorno alle orecchie. Ovviamente, ragazze, non è pelle, non è pelo vero, pelliccia sintetica, però ha una circonferenza, questa cosa gigantesca. Mia mamma una volta, prima aveva un elastico qui, ma mia mamma me l'ha già praticamente cucito su se stesso, vedete, ora è piegato internamente, perché lo sono andata a provare, mi scendeva come se fosse un collo. Adesso che l'ho stretta mi sta bene, mi piace molto, fa molto rosso, mi piace, è un po' una cazzata, ma veramente, cioè, secondo me è fighissima. Altra cosa che mi è arrivata da New Dress è una borsa che mi è arrivata appunto nella sua solita sacchetta per poi tenerla, e è una borsa che mi è piaciuta tantissimo. Anche la qualità di questa borsa, come quell'altra, è veramente ottima. Appunto, è sempre una borsa in similpelle, è molto simile, però tipo la versione gigantesca di quella piccolina che vi ho fatto vedere prima è questa borsa qui, è in due, appunto, è in similpelle, è una similpelle sempre molto morbida, non puzza più di tanto, è veramente fatta bene, anche la parte interna sembra quasi vera come pelle, è veramente molto bella, molto ben fatta, è finta, ne sono più che certa, i prezzi sono tutti bassissimi di queste cose, e la particolarità è appunto che è divisa in due parti, come l'altra, mentre qui la parte sopra, che è quella chiara, è pitonata, la parte sotto è liscia ed è nera, e questo qui è un bel color tipo
grigio top. Molto portabile secondo me per l'inverno. Secondo me è una borsa anche per portare le cose a scuola perché è bella grande e c'entreranno sicuramente tutti i libri. Anche dentro, appunto, è rifinita molto bene. Presenta una tasca e la cosa che più mi ha stupito è che all'interno ha anche una sacchetta. Che viene appunto insieme, che vi permette magari, visto che non ha una chiusura lampo di per sé la borsa, di tenere le cose che non volete perdere in giro, e quindi c'ha anche la sua sacchetta, e sempre in simipelle con la chiusura oro, col coso della chiusura oro. E niente ragazze, io spero che il video vi sia piaciuto, che i prodotti che ho scelto vi siano piaciuti, se i siti li conoscete fatemi sapere cosa ne pensate. Magari molti di voi vogliono fare shopping online ma non sanno bene su che sito orientarsi, io vi lascio nell'info box tutti i link di tutti i prodotti dei capi di ogni sito, di ogni azienda, ma troverete anche alcuni codici sconto perché sono sicura che per esempio la Bon Petit Store mi ha dato un codice sconto sul loro sito, mi sembra del 10%, del 10%, che potete usufruire se volete fare un acquisto. E niente, vi lascio tutto nell'info box, io spero che il video vi sia stato d'aiuto, vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao fanciulle!